Ben ritrovati amici di The Wine Channel, io sono Francesco e oggi parleremo dello sherry. Il nostro viaggio alla scoperta dei vini fortificati oggi ci porta nel sud della Spagna, più precisamente a Jerez de la Frontera, e andremo a conoscere lo sherry. Questo nome può ricordare avere una certa assonanza con l'inglese, e infatti poi scopriremo che qualcosa con l'Inghilterra ha a che fare, ma nella realtà questo è il nome con il quale è conosciuto a livello internazionale. Infatti all'interno della Spagna potreste trovarlo chiamato come Jerez, come appunto la città da cui diciamo proviene o comunque da cui ha origine, oppure come Xerez, che è una diciamo inflessione che deriva dalle sue origini più antiche, anche arabe. E infatti è proprio nelle dominazioni arabe tra l'inizio del 700 d.C. e fino al 1300 che possiamo trovare la nascita o iscrivere la nascita di questo particolare vino. Se i Romani avevano portato all'interno della penisola iberica la coltivazione dell'uva, è agli arabi che si deve la conoscenza e l'uso degli alambicchi per la distillazione, utili a produrre che cosa? L'acqua vite, con la quale poi veniva fortificato il vino. C'è da dire anche che di fatto questo era agevolato anche proprio per la vendita che avevano i distillati, che garantivano comunque al sultano in Spagna un ricco ritorno economico che faceva superare sostanzialmente gli obblighi religiosi che appunto hanno normalmente i musulmani verso tutto quello che è alcol. Però chiaramente gli introiti dell'acquavite e gli introiti del vino spingevano comunque il sultano del posto ad essere, come dire, tollerante nella sua produzione, di fatto ai soli fini commerciali. E infatti, proprio diciamo prima, Xerez deriva da qui, perché? Perché potrebbe derivare dalla parola araba Xeris, che indicava proprio una particolare tipologia di vini che venivano appunto prodotti in questa zona della Spagna. Quindi, origini antiche, ma la sua massima notorietà arriverà quando cominceranno i grandi viaggi via mare, un po' come abbiamo visto anche nelle scorse puntate per gli altri, chiamiamoli cugini dello sherry. Di fatto questi vini fortificati si prestavano molto bene a resistere alle lunghe navigazioni, proprio perché il contenuto di acquavite li preservava da eventuali danni che una lunga, e anche problemi di conservazione che una lunga traversata, soprattutto oceanica, comportava. Pensate anche a quei tempi come si viaggiava. E addirittura si narra che lo sherry fosse presente ad esempio sulle caravelle di Colombo e che Ferdinando Magellano, nella sua circumnavigazione del mondo, di fatto ne fece una scorta veramente molto ampia. Quindi possiamo dire che lo sherry in qualche maniera è stato un po' il vino dei grandi navigatori dalla fine del 400 in avanti. Ma dopo aver parlato della storia, ma andiamo a vedere quali sono le caratteristiche particolari, perché finora abbiamo parlato di un vino fortificato con l'acquavite, potrebbe essere molto simile ad altri prodotti che abbiamo visto, di cui abbiamo parlato nelle precedenti puntate. In realtà lo sherry ha le sue peculiarità, e in particolare possiamo trovare le sue particolarità nel terreno nel quale si coltiva l'uva, da cui si ricava poi il vino base per lo sherry, che di fatto è un terreno ricco di gesso. Lo troveremo nella levadura de flor, che dopo vedremo che cos'è, e nell'uso del metodo solera in maniera più integrale e senza deroghe, tranne che per alcune eccezioni, però di fatto di base è
usato in maniera integrale. Quindi, per quanto riguarda, come abbiamo detto, il terreno della zona di Jerez della Frontera e nei dintorni è un terreno molto ricco di gesso e quindi questo permette di coltivare la vite proprio qui, in questi territori. Perché? Perché durante il periodo invernale questo terreno assorbe umidità che poi viene rilasciata in maniera graduale durante i mesi estivi più caldi e siccitosi. Quindi di fatto è possibile, a differenza di altre zone della Spagna, dove va ricordato soprattutto nel sud ci sono delle zone molto brulle, soprattutto quelle che alcune sono state riconvertite all'agricoltura intensiva con magari serre e quant'altro, però ci sono invece delle zone ancora brulle dove difficilmente potrebbero nascere o comunque crescere delle viti, e invece questo particolare tipo di terreno fatto con il gesso permette di fare tutto ciò. Che altra caratteristica invece che troviamo appunto nello sherry è la levadura de flor, o più semplicemente flor. Che cos'è questo, diciamo, questa cosa particolare che ha lo sherry? Di fatto è un sottile velo che si crea sulla superficie del vino, che è dovuto ai contatti dei lieviti con l'ossigeno. Questo processo viene ottenuto a delle temperature controllate, normalmente tra i 18 e i 22 gradi, e a un determinato grado alcolico che deve essere per forza tra i 14 gradi e mezzo e i 16 gradi, perché altrimenti, se non si mantenessero queste condizioni, da una parte ci sarebbe il fatto che i lieviti andrebbero a morire con un tasso alcolico, un tenore alcolico più alto, mentre invece se fosse troppo basso ci sarebbe il rischio della che l'ossigeno prenda il sopravvento e quindi cominci il processo che degrada il vino verso l'aceto. Quindi è sostanzialmente un qualche cosa da controllare bene, dove appunto la differenza anche di gradi di temperatura e di gradi alcolici può veramente compromettere tutto il lavoro. Quindi la flor è usata in diversi sherry, però non in tutti. Vedremo che ad esempio l'oloroso è fatto in assenza di flor. Per agevolare la formazione di questo sottile velo è d'uso inserire il vino in botti scolme, quindi le botti non vengono riempite in pieno, viene lasciata una parte sostanzialmente vuota in modo che sia piena d'aria che contiene l'ossigeno e quindi si favorisca questa creazione di questo strato sottile che va a trasmettere al vino delle particolari caratteristiche e in parte poi lo protegge da una ossidazione più importante. Quindi particolari caratteristiche e una certa, diciamo, protezione dovuta a questo velo. E parlando, abbiamo detto, botti scolme, quindi metodo solera, che è un'altra caratteristica di questo vino. Normalmente per chi conosce già il metodo la parola solera già è familiare, però per semplificare molto e per spiegarlo in maniera veloce immaginate una piramide di botti solitamente fatta a 5 o 6 livelli, dove alla sommità si trova la botte con il vino prodotto in quell'annata e via via sotto tante altre botti di annate sostanzialmente successive. Perché dico di annate e non dell'annata successiva? Perché cosa si fa? Di fatto ogni volta che si va a prendere il vino, quindi si va a estrarre il vino dalle botti, lo si fa da quello per l'imbottigliamento, viene fatto dalle botti che sono in fondo all'ultimo livello e vengono quindi di conseguenza riempiti i livelli sottostanti con del vino preso dalle botti del piano superiore. Quindi pian piano c'è questo rimescolamento dei vini delle varie annate e quindi anche questo contribuisce a creare delle particolari
sensazioni organolettiche, oltre a far evolvere sempre il prodotto. Paradossalmente, se uno ci pensa, all'interno di uno sherry potreste trovare teoricamente delle piccolissime quantità di vino anche magari di annate dell'Ottocento. Quindi chiaramente questo rimescolamento continuo favorisce anche questo tipo di ricambio. Quindi, dopo aver visto le tre caratteristiche principali, quindi i terreni con il gesso, la levadura de flor e il metodo Solera, passiamo invece ai, diciamo, i vini, le categorie di sherry commercialmente più conosciute, o comunque quelle che si possono trovare. Di base dico che lo sherry non è un vino di reperibilità altissima, è una produzione, diciamo, tranne che diciamo alcune un caso che andremo a vedere, però normalmente sono delle produzioni a volte anche molto piccole, quindi non è così facile trovare tutti i prodotti che vi menzionerò in commercio, però vi faccio una panoramica per darvi una idea. Allora, intanto possiamo definire due grandi famiglie dello sherry, il fino e l'oloroso. Gli appartenenti alla famiglia del fino sono quelli più chiari di colore, delicati, più secchi e con un'acidità più percepibile, mentre invece gli oloroso sono più scuri, robusti e possono essere sia secchi che dolci. Della prima famiglia, di fatto, oltre al fino in se stesso, troviamo anche il Manzanilla e la Montigliado, mentre invece della seconda famiglia fanno parte l'oloroso, il Cream e il Pedro Jimenez. Vi è poi una sorta di, chiamiamolo così, sherry di mezzo, che di fatto è rappresentato dal Palo Cortado, che per alcuni è un fino, ma anche delle caratteristiche tipiche degli oloroso. E di fatto lo potremmo quasi considerare una tipologia a sé stante. Andiamo a vedere però più in dettaglio i vari appartenenti alle famiglie e partiamo proprio dal fino. Il fino è lo stile più classico dello sherry, quindi un vino dal colore pallido, un gusto forte e secco, con sentori molto influenzati dal flor. È un vino che, una volta aperta la bottiglia, va consumato in poco tempo, 2-3 giorni al massimo, proprio perché tende a perdere molto rapidamente le sue caratteristiche. Quindi di base è anche un vino, diciamo, delicato una volta che viene aperto, perché appunto riprende il contatto con l'ossigeno e quindi questo, essendo già in parte, avendo già preso in parte un po' di ossidazione, tende a ad assorbire prima, o meglio a essere colpito prima dagli effetti dell'ossigeno. All'interno della famiglia abbiamo anche il Manzanilla, che invece è una versione, se possiamo dire, ancora più delicata del fino. E viene prodotto nella zona di Sanlúcar de Barrameda e ha delle note saline abbastanza percepibili. Figlie, probabilmente, anche qui a volte sul salino si aprono sempre dei dibattiti delle tavole rotonde, però normalmente si pensa che questa salinità derivi dal vento che proviene dall'oceano, quindi di fatto trasmette questa salinità al vino, portandolo appunto dal mare. Per preservarne le caratteristiche, come abbiamo detto, un vino molto delicato, molti produttori lo imbottigliano solo nel momento in cui viene ordinato, quindi se voi è difficile quindi trovarlo, come dire, nel negozio già imbottigliato, normalmente si va dal produttore che lo produce e al momento stesso in cui voi chiedete la bottiglia di Manzanilla vi viene imbottigliato e venduto, proprio per salvaguardare il più possibile le sue caratteristiche. Abbiamo invece il l'Amontillado. In questo caso lo sherry viene fortificato e poi posto ad affinare in botte senza la protezione del flor, quindi aumentando l'ossidazione, e questo lo rende più scuro come colore e con dei sentori più tostati e più verso, diciamo, le note della nocciola. Questo viene prodotto in versione semisecco e più raramente secco.
Adesso andiamo a vedere invece l'altra famiglia, quelli degli oloroso, e partiamo dal capostipite, quindi l'oloroso stesso. È uno sherry che è prodotto senza il flor. Come abbiamo visto prima, quando abbiamo parlato del flor, mentre il fino è proprio il classico sherry col flor, questo, l'oloroso, non ha il flor e quindi è più soggetto all'ossidazione perché ha meno protezione. Questo comporta di base un colore più scuro e gusti tendenti alla frutta secca e al tostato, un po' come abbiamo visto un po' con l'amontillado. Il grado alcolico è attorno ai 18-20 gradi, quindi è più alto del fino. Ecco qual è la differenza rispetto ad esempio all'amontillado. L'amontillado ha un grado alcolico più basso perché è più vicino, intorno appunto ai 16 gradi, quindi a quello che è solitamente la gradazione dei fino. Invece qui siamo attorno ai 18-20 gradi. E oltretutto questo vino viene prodotto in versione dolce, semi-dolce e molto raramente secco. Quindi di base gli olorosi sono dei vini appunto più verso una nota dolce. E parlando del dolce, infatti arriviamo al cream, una versione ancora più dolce dell'oloroso classico, che è stato pensato in origine per il mercato inglese. Ecco qui, ecco che troviamo i nostri inglesi, grandi amanti di questo vino, soprattutto in epoche, diciamo, del 700, degli 800, quindi diciamo in epoche un po' meno vicine a noi. E di fatto questo vino viene ottenuto aggiungendo del Pedro Jimenez, che è un particolare vitigno che contribuisce a dare dolcezza a questo prodotto. È un vino molto, si può dire, quasi denso, con aromi di cioccolato, liquirizia, confetture, frutta secca, quindi molto vicino a quello che può essere un passito, per diciamo darvi un'idea di sentori che può restituire rispetto a un vino, diciamo, da magari più conosciuto o più bevuto in Italia. Quindi è molto più simile appunto a un passito dolce. Mentre invece abbiamo il Pedro Jimenez, che è appunto, l'abbiamo citato prima, con il cream è aggiunto per ottenere il cream, invece poi in realtà viene anche prodotto, diciamo, per conto suo. È di fatto il più dolce degli sherry. E se all'inizio era solito essere utilizzato come appunto vino da taglio per rendere più dolci gli altri sherry, oggi invece viene prodotto anche a sé stante in modo da ottenere un vino molto denso, anche questo sciropposo, dolce, di struttura robusta e con aromi di frutta secca, che normalmente viene abbinato ai dessert. Quindi un vino abbastanza particolare, devo dire la verità, alcuni lo reputano anche piuttosto stucchevole, soprattutto in alcuni casi, però, come dire, chiaramente una questione di gusti. Normalmente sui vini dolci c'è sempre, di solito, o si amano o si odiano, difficilmente ci sono le vie di mezzo, almeno questo è il mio parere. Infine arriviamo al Palo Cortado. Il Palo Cortado, il nostro sherry di mezzo, come l'abbiamo chiamato prima. Intanto va detto che è un vino molto raro e abbastanza ricercato, proprio perché è ottenuto partendo da che cosa? Da un amontillado, quindi da un fino secco, che viene fatto affinare a lungo, in modo da ottenere le caratteristiche degli oloroso. Quindi di fatto è un fino che viene fatto affinare al fine di farlo diventare un oloroso, e pertanto avremo dei sentori a livello, diciamo, olfattivo, che ricorderanno molto il fino, ma poi nel gusto ritroveremo le caratteristiche più tipiche degli olorosi, quindi i gusti tostati, i gusti di frutta secca e anche quella nota di dolcezza che è un po' più tipica di questi vini. Bene, ovviamente, come sempre, potremmo dilungarci ancora a lungo e parlare del mondo dei nostri vini, dello sherry,
però chiaramente questa era solo una infarinatura. Però se avete qualche dubbio, qualche domanda o volete qualche approfondimento sul tema, qua sotto come sempre potete scrivermi, farmi domande con l'hashtag AskTheWine e io risponderò a tutti i vostri quesiti. Vi ringrazio come sempre per tutte le visualizzazioni, le domande che mi fate e anche per le iscrizioni. Come sempre mi fa molto piacere se voi condividete il video con i vostri amici, i vostri parenti, colleghi e tutti coloro che possono essere interessati al mondo del vino. E ricordandovi come sempre che i minori di 18 anni non devono bere e non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose, mi raccomando, io per questa puntata vi saluto, ma certamente ci rivediamo alla prossima qui su The Wine Channel. Un ciao da Francesco.